Senta, ci chiedevamo di chi è quella bella bicicletta che è qui fuori. E la nostra figlia ce ne ha chiesto una identica praticamente. Sapere dove l'ha comprata, eventualmente. Mi scusi, ma lei non è quella signora che ieri stava in compagnia con un commissario? Alto, biondo, occhi azzurri? Sì, sono io. Allora, secondo me lei è qui per sapere altre cose, non per un negozio di bicicletta. Brava, ha ragione. Noi siamo qui perché ricordavo di aver visto parcheggiata qua fuori una bicicletta rossa. Mi domandavo di chi fosse. È mia. È la sua? È lei che va in bicicletta? Allora si ricorderà che ieri per poco non l'ho investita. Abbiamo rischiato un incidente, si ricorda? Non mi ricordo. Anche perché nessuno stava per investirmi, né ieri né un altro giorno. Ma come? Senta, è molto importante. Io sto rischiando la galera per un omicidio che non ho commesso. Mi dispiace, ma non sono io la persona che state cercando. Erano le tre del pomeriggio. Lui era in macchina e stava imboccando una strada verso Roma, una macchina azzurro metallizzato. Cerchi di ricordare, per favore. Lasciamo stare, andiamo, mamma. O veramente non è lei o sta mentendo. Comunque non cambia niente. Perché hai detto? Ah, è lei. Perché ha detto alla polizia che erano le 4 quando io sono venuto qui? Erano le 3, lo sa? Perché è così architetto. È lei che si sbaglia. Io sono sicuro di quello che ho detto. Lei farebbe bene a tornare dalla polizia e dire la verità. Ma che fa, mi minaccia? Renzo, eh? Lascia perdere. Andiamo, Andiamo, va. Meglio. È meglio. Arrivederci, architetto. Pronto, Gaetano? Possiamo vederci subito, ti devo parlare. Sì, anch'io. Infatti volevo passare in commissariato. Ma c'è qualche problema, mi vuoi dire? No, meglio parlare a quattro occhi. Ci vediamo al solito posto. A fra poco. Ciao. Eccomi. Allora, cosa devi dirmi di così urgente? Professoressa, vuole che le porti un tè? No, grazie. Ho parlato con quelli della scientifica e purtroppo il sangue ritrovato sul bastone della vittima appartiene a tuo marito. Sì, lo so. Lo sai? E come fai a saperlo? Perché me l'ha detto Renzo. Il giorno della morte di Salvati loro due hanno litigato. Lui si è preso anche una bastonata e poi è scappato via. Ma quando è scappato via, Salvati era ancora vivo. E quando te l'ha detto? Prego. Ieri. E perché non me ne hai parlato? Perché l'ho presa come una confidenza coniugale. Una confidenza coniugale? Comunque, subito dopo siamo andati al bar del Borgo. Ah, pure? Sì, però è stato un perfetto buco nell'acqua. Peccato. Se mi avvertivi ti avrei aiutata nell'indagine. Lo so, scusa. Avrei dovuto parlartene subito. Non ci ho dormito questa notte. Però stamattina sarei comunque venuta in commissariato per parlare. Vieni a pulire questo tavolo. Che vuoi, Torre? È arrivato il marito della professoressa. Sì. Voi quando tornate? È ancora lì? Sì. Fallo aspettare che io arrivo, Lo Ciao. So che sono passati già 10 giorni, però... Tuo marito è al commissariato. Lo vedi che è una persona onesta? Dopodiché mi ha inseguito fuori con quel bastone dicendo... dicendo che andava a prendere un fucile. E lui è scappato? Certo che sono scappato, era completamente fuori di sé. Comunque, lo ripeto, erano le 3, non le 4. Sì, le 3, però lei stesso ha detto che non ci sono testimoni. Veramente un testimone ci sarebbe. Mirella Petri, c'è la barista. Ha visto Renzo che tornava verso Roma in macchina poco dopo le 3. Sì, mi ha visto. Abbiamo quasi avuto un incidente d'auto. Io stavo per investirla, lei era sulla bicicletta e quindi mi ha visto, deve avermi visto. Però per qualche misterioso motivo dice che non si ricorda niente. Dimmi, Torre. Chi? No, falla entrare. Non preoccuparti, falla entrare. Forse abbiamo delle novità. Buone o cattive? Tra pochi secondi lo sapremo. Avanti. Dottor, c'è la signorina Petric. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Stavo per farla chiamare, ma lei mi ha preceduto. Se vuoi che usciamo... No, veramente quello che devo dire riguarda anche voi. Parli pure liberamente. Ieri i signori sono venuti a chiedermi se ricordavo. Ho detto che non mi ricordavo, ma poi, ieri sera, stavo ripensando a quel pomeriggio
e all'improvviso ho rivisto tutta la scena. La macchina dell'architetto che stava per investirmi. Tutto, proprio tutto mi sono ricordata. E che ora era? Circa le 3. Sicura? Oh, sicurissima. Su quella strada lui tornava verso Roma e invece io stavo andando al bar. Cominciai a lavorare alle 3. Grazie, Mirella. Ma si figuri. Mi dispiaceva per l'architetto, anche perché lui è una brava persona. Lo so. Ma non è contento? Non si sente meglio? Sì. Certo è strano, eh? Ieri non si ricordava niente, oggi si presenta spontaneamente in commissariato. Cioè, è evidente che ieri era reticente e oggi no. Forse qualcuno l'ha convinta. Renzo, non è che magari così l'hai convinta tu, magari offrendole dei soldi? Io? Ma come ti salta in mente? Fai prima dire che sono io l'autore dell'omicidio, così finiamo bene. Senti, so benissimo che non sei stato tu a commettere l'omicidio. Io ti ho sempre creduto, io ti credo sempre, io. Allora mi dici la novità? C'è un nuovo elemento a favore di tuo marito. Davvero? Cioè? E cioè che probabilmente il morto aveva in casa una schedina del lotto che vale 400.000 euro e che ora è sparita. Ti ricordi quella vecchia scatola di biscotti sul luogo del delitto? Beh certo, l'ho trovata io. E quindi come sai dentro c'era una bella mazzetta di giocate al lotto, ben ordinate, una ogni settimana, tranne quella della settimana scorsa. Ma lì al bar tutti sanno che la settimana scorsa Salvati ha giocato. Che ne deduci? Ma che le schedine perdenti uno le mette tutte insieme, ma una ricevuta vincente la nasconde. Quindi forse Salvati aveva vinto. Giusto. Ma c'è un problema. È che Salvati giocava sempre gli stessi numeri, cioè la data di morte dei suoi cani. Mentre la serie vincente è diversa. Allora bisognerebbe andare al bar del Borgo, controllare i tabulati e vedere se c'è la giocata con le date dei cani. Se non c'è, probabilmente Salvati aveva veramente vinto. Brava. Volevo vedere se ci arrivavi. Eh sì, però se ci fosse per caso arrivato anche qualcun altro prima di me, potrebbe aver fatto questo ragionamento. Io uccido Salvati, rubo la ricevuta vincente e appena si sono calmate le acque ritiro la vincita. Se scopriamo che ha trovato la ricevuta, tuo marito è fuori dalle indagini. Accidenti, mia sorella doveva rientrare stasera. E invece? Problemi con gli aerei, rientro posticipato. Ma allora devo tenermi Nino. Non mi sembri molto dispiaciuto, anzi mi sembri molto contento. Infatti lo sono. Vuoi molto bene quel bambino, vero? Va bene, io devo andare che la ricreazione sta finendo. A scuola fino alle 12.30. Ciao. Sì, arrivo. Eccomi. Volevo ringraziarti. A me? Di che? Di avermi tradita. Come di che cosa? Di avermi tradita. Io? E posso sapere anche con chi? Come? Con quella ragazza slava, Mirella Petric. Ma figura. Come quella ti ricatta per scagionarti e tu non mi dici niente. Senti, quella lì, così come è venuta, da qui se n'è andata, l'ho cacciata fuori. Bene. Ah, perché è venuta qui in casa mia? Sì, fino a prova contraria sarebbe anche il mio studio. Comunque è una cosa senza nessuna importanza. Cioè passarelli l'ha pagata al posto tuo, tu lo sapevi e non mi hai detto niente. Cioè piuttosto che dar contro a lui, preferisci tenere all'oscuro a me. Ebbene, e non so come faremo con Gaetano comunque. Ma questo era il punto di tutto quanto, come faremo, che figura farei tu con Gaetano? Renzo deve parlarti. Sì. Devi dirti una cosa molto importante. E però noi due dovremmo parlare da soli. Ah, io non... Meglio di no. Vabbè, allora vado a scuola. E Mirella Petric, la donna che mi ha fornito un alibi, ecco, è stata pagata per testimoniare, lo so. Come lo sa? 7.000 euro sono usciti dal conto della Passarelli e soci e 7.000 sono entrati in quello di Mirella Petric. Ah, però ha fatto bene a dirmelo. Ma non ho effettuato io il pagamento, è stato il mio socio. Però quello che la donna ha detto è vero, è tutto vero. Io le credo.
Però a questo punto il suo alibi non ha più gran valore. Ma mi devo preoccupare, è una cosa grave, sono nei guai. E se troviamo il colpevole è tutto risolto. Il problema è se non lo troviamo, il colpevole. Ciao, cosa è successo? Ma niente di nuovo, a parte il fatto che non ho più un alibi valido. Ok, non hai più un alibi valido, ma sei innocente, giusto? Certo che sono innocente. E adesso ne è convinto anche lui, Gaetano, il commissario, insomma. Oh. E poi c'era anche un'altra cosa che volevo dirti. A proposito di Passarelli, il mio socio. Avevi ragione tu, è davvero un gran farabutto. Comunque è tutto nelle mani di un avvocato che sta sistemando le ultime cose. Ho chiuso, con lui ho chiuso definitivamente. Beh, non è certo la persona per te. Ma non è stata l'unica stupidaggine che ho fatto, ne ho fatte anche altre. Mi dispiace di aver procurato dei problemi un po' a tutti. E sono preoccupato, adesso sono molto preoccupato. Senti Camilla, mi aiuti? Mi tiri fuori dai guai in qualche modo. Ma come? Dici sempre che non devo fare la poliziotta. Vabbè, magari questa è l'eccezione, una volta tanto però è... Non potrei mai dirti di no. Grazie. Ce la fai? Pranziamo insieme? Sì, va bene, qua fuori a luna, eh? Sì. Prima volta a scuola. E anche l'ultima, perché se ci becca. Un panino? Provola il cotto o crudo e mozzarella. Che vuoi di più dalla vita? Un panino? Anzi due, ne ho presi due a testa così. Va bene. Che succede? Ho bisogno del tuo aiuto, devo parlare con Mirella. Ora. Sì, subito, ho paura che sia in pericolo. Ieri è stata aggredita da Roncati. Io non capisco cosa stia succedendo. Cioè, so che ha bisogno di soldi, ma non vorrei che si stesse cacciando in un guaio. Va bene, andiamo allora. Costa subito perché siamo arrivati. Qui? Qui, sì, sì. Scusa Camilla, ma... Tu come fai a sapere che Mirella abita qui? Ne parliamo dopo, magari adesso intanto vediamo se c'è. Professoressa! Anna, tua mamma è in casa? No, non c'è, è uscita. Ah. Aspetti, scendo un attimo. È uscita. Ma quando ci sei venuta, scusa? Ne parliamo dopo, adesso Anna sta arrivando. È uscita? L'ho sentita litigare con Roncati per telefono. Se n'è andata sconvolta. Ma dove è andata? Ha detto che andava dal commissario, però non ha voluto che andassi con lei. Ha preso la bicicletta. Speriamo che non abbia tentato di incastrare Roncati. E che non è da escludere. Ma chi? Andiamo. Vieni, vieni di corsa, magari riusciamo a raggiungerla. È viva, è ancora viva. E non possiamo spostarla perché è molto pericoloso. Subito un'ambulanza. Mirella, siamo qui. Dal Borgo Mirella. Verso Roma. È un incidente probabilmente. Una donna è stata investita e priva di conoscenza. Stai tranquilla. Aspetta un secondo. Arrivano. Pronto. Gaetano. Gaetano.